Nell'ambito della settimana dell'autismo, giovedì mattina si è tenuto presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno un seminario scientifico formativo che ha visto la partecipazione di realtà del terzo settore e private che offrono servizi sanitari, sociosanitari e socioeducativi, una rappresentanza del mondo scolastico, associazioni di famiglie e operatori del settore. I lavori del seminario sono stati coordinati da Paola De Roberto, presidente del coordinamento ambito S5 e assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno. Emerge innanzitutto la necessità che questo fare rete deve trasformarsi in un essere rete, cioè dobbiamo realmente costruire una squadra di vari attori che funzioni e che dia risposte serie alle famiglie e ai ragazzi affetti dallo spettro autistico. Con l'ASL stiamo facendo un bel percorso in questa fase di sensibilizzazione, ma anche orientato alle attività di formazione degli operatori. Non ci fermeremo qui, non ci fermeremo al 2 aprile, andremo avanti in un percorso più costante e più duraturo nel tempo. Cosa manca? Cosa chiedono le famiglie? Chiedono soprattutto servizi che riguardano la parte socio-educativa, quindi il sociale. C'è una direttiva regionale che ci impone di parlare di progetto globale con un coinvolgimento attivo delle scuole. Stiamo tentando di dare risposte in questa direzione. Naturalmente oggi qui la presenza dell'assessora regionale Fortini, confidiamo ci possa essere di supporto soprattutto per la programmazione regionale, lo stanziamento di risorse a cui gli ambiti territoriali fanno riferimento. Il seminario si è aperto con la dottoressa Maria Esposito dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, che ha parlato degli interventi raccomandati nei disturbi dello spettro dell'autismo. A seguire il dottor Aldo Diavoletto, responsabile UOMPIA di Salerno, ha parlato dell'importanza degli interventi di inclusione socio-scolastica in adolescenza. Poi ci sono stati saluti istituzionali da parte del sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli e di Gennaro Sosto, direttore generale dell'ASL Salerno. Mentre le conclusioni della giornata sono state affidate a Lucia Fortini, assessore regionale alle politiche sociali, scuola e politiche giovanili.